protagonista di un sabato ricchissimo di emozioni è stato però Ronaldo. A Siena il brasiliano fa capire a tutti che è ancora un fenomeno. Due gol, un assist e una prova strepitosa nell'incredibile 4-3 per il Milan. Proprio Ronaldo, con un preciso colpo di testa, porta avanti i rossoneri, tornando a segnare nel nostro campionato dopo 5 anni. Ma il Siena pareggia subito. È Vergassola dopo un minuto a indovinare l'angolo giusto per battere Storari. Milan di nuovo in vantaggio alla mezz'ora. Ronaldo, sempre lui, vede Oliveira che in diagonale batte Manninger per il 2-1 rossonero. Ma se l'attacco brasiliano di Ancelotti regala meraviglie, la difesa è l'esatto opposto. Maccarone inchioda il 2-2 di metà partita con un gran destro incrociato. Nel secondo tempo è ancora Ronaldo. Stavolta ci mette la malizia del grande bomber con un tap-in dopo la grande azione di Kakà. 3-2 Milan, mancano meno di 10 minuti alla fine, ma proprio l'89esimo ancora Maccarone manda in crisi i rossoneri. Tocco vincente da due passi e incredibile pareggio del Siena quasi allo scadere. Ma in pieno recupero, su angolo di Pirlo, lo stacco di Ambrosini provoca la deviazione decisiva di Molinaro e determina il Roma.